Naturalmente è un saluto ai saluti a tutte le autorità europee e italiane presenti qui oggi e ai membri del nostro governo che sono molto, sottosegretario Francaro, sottosegretario Carlisi, ma soprattutto al presidente Sassoli, che ringrazio per averci riunito qui. Riunito a discutere un tema come è stato già sottolineato più volte, è assolutamente strategico per la nostra economia, per la vita quotidiana dei cittadini europei e italiani. Grazie per avermi dato l'opportunità di contribuire a portare la testimonianza dell'industria. È stata citata prima la società, l'azienda, con l'onore di rappresentare questo momento come un settore importante per l'attività nello spazio. Io credo che sia molto significativo, Presidente Sassoli, la scelta di Napoli, perché Napoli è una delle realtà europee che prima di tutti gli altri hanno sviluppato competenze e tecnologie nello spaziale. Mi piace ricordare fra tutti Luigi Napolitano, che amava affermare che la nuova sterminata frontiera dell'uomo e lo spazio, quindi le ricerche sulla microgravità ancora oggi trovano applicazione proprio da noi, a supporto della sperimentazione della stazione spaziale internazionale, con cui già prima ci siamo collegati. Credo e vorrei sottolineare anche che è significativa la circostanza e il tempo in cui oggi il dibattito di oggi. Siamo a pochi giorni di distanza, ricordato il Presidente Sassoli, non solo dell'approvazione della nuova Commissione da parte del Parlamento Europeo, ma anche della riunione della Ministeriale. È un momento importante, mi fa piacere che il Presidente Sassoli lo ha sottolineato, la distribuzione di comunità. L'Italia è anche importante il risultato della ministeriale ESA di Siviglia. Sono stati stanziati oltre 14 miliardi, adesso mi pare che poi ci sia anche una cifra più alta. L'Italia, lo ripeto anch'io, grazie al profondo impegno del governo e del sottosegretario Precaro che adesso ha lo spazio, ha partecipato con oltre 2 miliardi, parliamo quasi del 15% del budget complessivo. Ora, come cittadino, la netta sensazione di quanto sia importante in questo momento nella prospettiva di un'Europa che si rafforza e cresce, di un'Europa che vuole predisporre le migliori condizioni di vita e di convivenza per i suoi cittadini, come è stato detto molto chiaramente. Di un'Europa pronta a assumere un ruolo da protagonista in questa difficile fase di definizione di equilibrio mondiale tra un'ottica globale e un'ottica regionale, nella consapevolezza delle grandi trasformazioni ambientali e sociali che oggi assistiamo. Ora, come presidente di un gruppo industriale che ha un ruolo importante in questo settore, mi sento di poter assicurare che il mondo dell'industria non sarà da meno. Ho sentito con piacere l'impegno del Presidente Sassoli, prima ha sottolineato nel Parlamento per sostenere che nell'ambito del Mundial Finance Framework ci sarà un contributo consistente e sarà mantenuto a livello dell'industria dello spazio. Mi ero preparato a rivolgere un appello in questo senso, esprimo di ciò la soddisfazione per aver sentito il Presidente delle parole del Presidente Sassoli a nome di tutti i gruppi parlamentari, ma l'appello lo faccio lo stesso, perché naturalmente rivolgo anche a chi poi dovrà decidere nel suo programma di stato di governo. Spazio, sicurezza e difesa, quindi, come mattoni fondamentali e imprescindibili per la costruzione della Casa Europa. È per questo che noi di Leonardo, oltre
svolgere il ruolo attuale di campione nazionale, dobbiamo tagliarci anche ad essere considerati un campione europeo. Questa è l'ambizione che noi ci stiamo imbarcando. Questa è l'identità che ci stiamo costruendo, naturalmente senza minimamente rinunciare alla DNA nazionale italiana, ma in una logica costruttiva naturalmente. In questi giorni vorrei sottolineare che avremo diversi eventi che ci raccontano delle capacità tecnologiche del nostro paese. Il 12 dicembre ci prepareremo i 10 anni di attività di OGD, di GEROS, che è la joint venture tra la nostra per spazio e l'Agenzia Spaziale Italiana, concentrata sullo sviluppo, produzione e commercializzazione dei servizi prodotti nel settore dell'osservazione della Terra. Il 13 dicembre inaugureremo presso il Fucino la nuova sala di controllo per la gestione della fase che va dal momento della separazione del satellite dal vettore fino al raggiungimento della posizione orbitale. E quindi il 17 dicembre è previsto il lancio della fase di Fucino del primo satellite della seconda generazione di Cosmos Ganymede, che è stata ricordata. Quindi, come presidente di un'impresa che produce sicurezza e che guarda allo spazio come un settore che da ambito scientifico e pionieristico, è stato già ricordato come l'Italia non c'è stata, si è evoluto e ha assunto sempre maggiore rilevanza nell'economia di tutti i paesi avanzati. Ricordo a questo proposito le parole di un altro dirigente della nostra azienda, che proprio con riferimento a come lo spazio sia diventato importante nella vita quotidiana, un giorno mi disse: Presidente, provi a immaginare se l'impresa si spendesse in disabile. Ecco, è per questo che abbiamo assistito a un rinnovato interesse e riconoscimento da parte della maggiore potenza mondiale del ruolo strategico dello spazio, che è stato ricordato anche Vorrei ricordare che il senatore Lyndon Johnson, poi il presidente degli Stati Uniti, in un famoso discorso parlò di altura dello spazio e affermò che chi controlla le alture dello spazio controlla il mondo intero. Poi aggiunse, forse anche un po' catastrofica, che gli Stati Uniti avrebbero rischiato l'estinzione se non avessero raggiunto i sovietici nella corsa alla stella. Ecco, è chiaro che il senatore Johnson era preoccupato degli aspetti della sicurezza, ma forse non aveva stato un po' lo sguardo e non riusciva a prevedere anche i grandi vantaggi che l'utilizzo dello spazio avrebbe portato a una vita intera. Quindi lo spazio come nuova altura da cui osservare, sorvegliare e difendersi sulla Terra. Ma lo spazio anche è sempre di più un ambito operativo quotidiano. E sarà probabilmente attraverso lo sfruttamento del dominio spazio che la vita sul nostro pianeta sarà sempre più sostenibile, ed è stato detto, per tutti i settori in cui potrà essere impiegata la tecnologia che viene dallo spazio. In questa ottica futura che è già presente, noi cittadini europei, guardando alla sovranità dell'Europa e degli Stati membri dell'Unione, non potremo che trarre vantaggio dalla prospettiva comune che sia allo stesso tempo rispettosa dei principi e delle esigenze di ciascuno. Per raggiungere un pieno allineamento e una virtuosa integrazione nel campo della difesa e della sicurezza, il cammino non sarà breve. Ma il risultato della ministeriale ESA è un esempio. Così come lo è l'istituzione del Fondo Europeo per la Difesa. Entrambi sono strumenti che forniscono una cooperazione industriale, militare e politica e che testimoniano la consapevolezza di quanto grande sia il beneficio di poter vivere e operare in una casa comune, ma in una casa sicura e protetta. In uno scenario così delineato, l'industria diventa a sua volta un fondamentale stakeholder per la costruzione della nuova Europa.
Il settore dello spazio, la sicurezza e la difesa rappresenta una competenza distintiva da sostenere e stimolare per supportare la crescita e favorirne la competitività a livello internazionale. Ed è in questa ottica che l'industria ha investito e continua a investire. Ha favorito e continua a favorire la creazione e il mantenimento di competenze altamente qualificate per questo importante investimento nella ricerca, per questo importanti anche le parole che ha il ministro di istruzione della ricerca prima ci ha detto. Contribuisce infine alla creazione di una domanda di conoscenza che alimenta con i dati e le informazioni che provengono dai nostri sistemi, siano essi sensori impiegati sui satelliti o i droni o le piattaforme stratosferiche, dati e informazioni che vengono utilizzate per affrontare molte delle sfide attuali e future. È stato ricordato il monitoraggio del territorio degli armi, ripetendolo ancora, di tutti i benefici che possono venire. Per tutto questo, vorrei sottolinearlo, l'industria di settore è la nostra società per prima, intenta dagli investimenti europei che sono stati pianificati come il segno di una progettualità che guarda al futuro e che può farlo grazie a una solita base industriale che tende a rafforzarsi sempre di più. E quindi consentitemi di concludere con le parole del direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, che vorrei fare mie, e che ha salutato l'esito della ministeriale qualche giorno fa, affermando che lo spazio unito d'Europa è una realtà. Aggiungerei una realtà che tutti insieme stiamo costruendo e oggi qui a Napoli abbiamo l'opportunità di aggiungere un altro fattore. Grazie a voi.